Salvatore Arena, nuovo questore. Arriva da Biella al posto di Calogero Germanà, andato in pensione. Laureato in giurisprudenza, Arena ha 59 anni, è stato dirigente della squadra mobile di Reggio Calabria e vicario della questura di Siracusa. Logistica, pioggia di soldi in arrivo. Finanziamento da 3 milioni dalla Regione Emilia-Romagna, investimento da 50 milioni per i nuovi stabilimenti di UPAC. L'annuncio ieri sera nel corso della trasmissione di approfondimento Fuori Sacco. Martina ed Elia abbracciati per sempre. Gremita la chiesa di Borgo Trebbia, dove si sono svolti i funerali della 23enne morta per un edema polmonare e del suo piccolo spirato 24 ore dopo. Sono stati sepolti insieme. Argine Trebbia, mancano panchine e cestini. Li richiedono i frequentatori abituali dell'area verde. La segnalazione all'indirizzo email contributiweb@teleliberta.tv. Piacenza di notte, puntata in rosa. Ospite della trasmissione di Alessandra Lucchini, non dalle 20:20 su Telelibertà, la formazione femminile Tulilem Trio, che si ispira al trio lescano. Esibizione anche del giovanissimo Matteo Pisotti, che si sta facendo largo come cantautore. Piacenza, un solo risultato. Dopo aver battuto l'Este, i biancorossi domenica saranno in trasferta contro il Delta Porto Tolle, obbligatorio vincere. Il Pro sabato al Gariglia alle 15 contro Forlì per i play-out di Lega Pro.